Ciao a tutti e benvenuti a questo video speciale, una premiere, non ne faccio tantissime, anzi direi che credo di averne fatta una, due, forse una soltanto, questa comunque è un esperimento, vediamo come va, video che è stato registrato e ho qui con me Silvia. Ciao Silvia. Ciao Cristiano e ciao a tutti. Perché ho qui Silvia? Perché sostanzialmente vi racconteremo la nostra estate, sia la nostra estate a livello lavorativo, perché chiaramente abbiamo dei progetti comuni, quindi dobbiamo parlare dei progetti comuni, poi parlerò io dei miei progetti, magari parlerà anche qualcosa Silvia, e poi diremo dove passeremo la nostra estate, un po' di gossip. Esatto. Quindi esatto. Però rimanete fino alla fine, perché questo lo diciamo alla fine, per cui... Sì. Diciamo sarà l'ultima parte, non sarà la lunghezza di una diretta classica, sarà la lunghezza di un video normale, quindi andremo tra i 10 e i 20 minuti, non lo so quanto potrà essere, però direi Silvia di partire subito, certo, perché così non perdiamo tempo. Vai. Allora, parto io, capitolo viaggi di gruppo che organizzo io come accompagnatore. Sapete che sono accompagnatore con il patentino, quindi ho ogni tanto dei viaggi di gruppo con cui porto membri della community di Viaggio Vero, non li ho ancora veramente sponsorizzati troppo, devo dire la verità, un po' per la situazione, un po' per tutto, però si è pensato di partire con quelli di fine agosto, cioè abbiamo le due uscite in Toscana, che sono due weekend sostanzialmente, uno un weekend lungo e uno un weekend puro, uno in Val d'Orcia e uno all'Isola d'Elba, con tutte e due abbastanza movimentati, perché ci sono... sì, bicicletta, e-bike, perché non sarei in grado di fare nemmeno le colline toscane senza l'e-bike, e faremo kayak, insomma. Il primo è gli ultimi giorni di agosto, se volete unirvi, e l'altro è i primi di ottobre. Detto questo, ho altre due destinazioni, poi passiamo all'altro argomento. Il Marocco, il primo viaggione vero, uso così questo termine, viaggione vero, è il Marocco, le città imperiali, dal 9 al 19 di settembre. Ho già degli iscritti, quindi continuate a iscrivervi, perché andremo in Marocco. Chiaramente sarà tutto legato al discorso se è aperto o meno, ma quello potete prenotare tranquillamente adesso, perché tanto non rischiate neanche un euro, perché se il viaggio poi non può partire, non parte, potete annullare fino al giorno prima. E poi c'è fine novembre, ultima settimana di novembre, prima settimana di dicembre, le isole Lofoten con la caccia all'aurora boreale. Anche lì già diverse prenotazioni, quindi quelli lì sono viaggi che parteranno quasi sicuramente al 100%, però continuate, certo, a iscrivervi, sono sempre gruppi piccoli, e andremo proprio a caccia dell'aurora boreale. Isole Lofoten, sono due viaggi, sia le isole Lofoten che il Marocco, che ho già fatto con diversi gruppi, ho già fatto più di una volta con diversi gruppi, quindi più o meno conosco bene la zona e vi farò vedere, anche condividerò con voi ciò che mi è piaciuto tanto. Tempo di viaggi è la realtà a cui mi appoggio per questo tipo di viaggio. Vi lascio il link qui sotto a tutti i miei viaggi di gruppo, basta che contattate loro per le cose tecniche, per le spiegazioni di assicurazioni eccetera eccetera, che coprono tutto praticamente. E poi invece, se avete dei dubbi su itinerario, dei dubbi di viaggio, ma di viaggio cosa faremo, cosa non faremo, contattate me, non è un problema. Questo per quanto riguarda il discorso viaggi di gruppo estivi, che sostanzialmente c'è solo estivi, c'è solamente quello. Vabbè, l'estate in realtà finisce il 20 o 21 di settembre, se non erro. Quindi sì, va avanti in realtà. Sì. No, però sì, c'è sia quello in Val d'Orcia alla fine di agosto, sia quello diciamo in Marocco. Quindi quei due lì sono d'estate, gli altri invece non sono d'estate, però questa è parte della mia estate. Certo, certo. Poi c'è... noi lavoreremo quest'estate, vero Silvia? Un pochino sì, un pochino ci toccherà. Un pochino tanto. Non avendo la protezione per il microfono, questo pochino tanto è venuto... Scoppiettio, però il discorso è che abbiamo in mente un progetto, certo, importante, un progettone, non il primo ancora... viaggione vero di Viaggio Vero, ora, questo ora è, un progetto online e non possiamo dire più di tanto, però vi diciamo che no. Non so, sarà una, possiamo dirlo che sarà una sorta di club.
È una sorta, sì, di club, di gruppo in cui, insomma, condivideremo tante esperienze, tanti consigli, tanti contenuti, insomma, per un gruppo di, non so, non ristretto, insomma, viaggiatori. No, no. Appassionati di viaggi, esatto. E di crescita personale, chiaramente. Esatto. Accoglieremo tutti quelli che amano viaggiare e anche crescere la crescita personale, ma ripeto, ci saranno veramente contenuti che parleranno di destinazioni, cioè sì, con consigli non dati da noi spesso e volentieri, no, anche da noi, da esperti, ma da esperti locali, quindi attenzione. Devo dire una cosa, preciso una cosa. Vai. Vi dico che gli abbonati al canale YouTube di Viaggio Vero, gli attuali abbonati al canale YouTube di Viaggio Vero, avranno dei vantaggi pazzeschi, perché praticamente da settembre in poi chiuderò gli abbonamenti di Viaggio Vero qui sul canale YouTube, e quelli che sono abbonati adesso entreranno nel club di diritto, e a parte che avranno tanti mesi gratuiti, cioè non pagheranno più l'abbonamento per tanti mesi, quelli, esatto, che sono attualmente abbonati al canale YouTube di Viaggio Vero, e poi dopo un tot di mesi potranno rimanere abbonati con tantissimi contenuti in più, gli stessi che hanno adesso, ma con tantissimi contenuti in più alla stessa cifra che hanno adesso su come abbonamento del canale YouTube di Viaggio Vero. Poi ci saranno altre tipologie di abbonamento, ma quello sarà a scelta loro, però con la stessa cifra con cui sono abbonati adesso al canale YouTube di Viaggio Vero, avranno una marea di vantaggi in più su una piattaforma diversa, e quindi non ci saranno più gli abbonamenti di Viaggio Vero del canale YouTube. Ma devo dire che chi è abbonato adesso, cioè chi si abbona da qui a quando partirà il club, chiamiamolo club che non si chiamerà così, ma quando partirà il club, quelli che saranno dentro allora come abbonati YouTube di Viaggio Vero avranno diritto a tutti quei mesi free gratuiti all'interno del club. Esatto. Okay? Ci sarà datevi una mossa. Se volete guadagnare mesi gratuiti nell'autunno, diciamo, tutto l'autunno e anche parte dell'inverno, iscrivetevi adesso al canale YouTube di Viaggio Vero, perché nel momento in cui chiudo gli abbonamenti, non faccio più abbonare nessuno, rimarranno dentro quelli lì, e quelli lì godranno dei mesi gratuiti nel nuovo, diciamo, club. Sì. Non pagheranno più niente per tot mesi, quindi cioè non è che continueranno a pagare l'abbonamento che pagano adesso su YouTube, per tanti mesi non pagheranno nulla, poi pagheranno lo stesso abbonamento nel club e avranno gli stessi contenuti che do, ma no, molto tanta di roba più. Sì, molto di più. Cioè, no, volevo dire che ci sono tutti gli stessi contenuti, cioè i video sì, in anticipo rispetto a tutti gli altri, le, certo, versioni video del podcast, la, certo, possibilità di essere in diretta con me, eccetera, 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 sì, ma avrete molto altro. Esatto, esatto. Quindi non poi ci sono poi ci saranno magari contenuti che, nel senso, ci saranno contenuti di crescita personale e, certo, e magari lì Viaggio Vero si abbracceranno e ci saranno, come detto, cose di viaggio, detto così, e cose di crescita personale, ma non ci sarà solo Cristiano e Silvia. No, esatto, e comunque, nel senso che mi piace dirlo, ci sono tanti contenuti, non è che siate, tra virgolette, obbligati a seguire un contenuto. Se magari un contenuto vi piace meno, non vi piace, insomma, potete anche, come si dice in inglese, skipparlo, cioè saltarlo, certo, e quindi poi usufruire di altre cose, perché comunque saranno talmente tante che, diciamo, assolutamente potrete partecipare in diretta, potrete non partecipare in diretta e guardare le registrazioni, potrete scaricare i video, scaricare gli audio, esatto, farete quello che volete, potrete ascoltarlo mentre andate al lavoro, mentre ci, esatto, saranno sempre le versioni di tutti i tipi per andare incontro a tutti. Cioè, se facciamo, esatto, un video, se faremo un video che sarà una diretta, di quella diretta ci sarà la registrazione video sulla piattaforma, esatto, che avremo, ma ci sarà anche la versione audio, esatto, che potrete ascoltare mentre andate al lavoro, mentre siete in coda alla posta, perché le code alla posta ci sono ancora, e così via. Esatto, questo è, esatto, un'idea di progetto che abbiamo, no, già l'idea di progetto c'è, stiamo già contattando le persone giuste che collaboreranno con noi per aiutarci a creare contenuto,
ma adesso non diciamo più niente di questo perché dobbiamo solo lavorare. No, vi dico solo esatto. Che se volete tot mesi gratuiti e saranno diversi, anche 5-6, iscrivetevi adesso al canale YouTube di Viaggio Vero come abbonati, perché diciamo che a settembre si chiuderanno gli abbonamenti, quindi c'è, cioè, chi sarà dentro, chi sarà fuori, certo. Più o meno agosto-settembre chiuderò gli abbonamenti. E poi andiamo avanti con alcuni annunci. Continueranno, non ci sarà stop sia luglio che agosto i podcast, quindi due esatto. uscite mensili, una mia e una di mia Silvia. Ok, perfetto. Podcast saranno... Silvia, come si chiama? Podcast come si chiama? Crescita personale on the road. Ok, e si parla anche lì tanto di viaggio, tanto di crescita personale. Anzi, è uscita esatto. l'ultima puntata proprio esatto. due giorni fa di Silvia. Esatto. E ci dici, ci ricordi di cosa hai parlato nell'ultima puntata? Sì, nell'ultima puntata ho parlato di un tema, cioè è un po' impegnativo, lo so. Quindi sono 5 domande che ci aiutano a capire se dobbiamo lasciare una o lasciare andare una relazione o un posto di lavoro. Insomma, argomento però, ostico, ma molto molto interessante. Io ho ascoltato il podcast. E faccio i complimenti a Silvia perché 10.000 volte meglio di me quando fa un podcast, gliel'ho detto poi anche in privato, io non, cioè, non è la mia piattaforma ideale, io sono molto monocorde, cercherò di farvelo un pochino più simpatico quando lo faccio. In realtà Silvia, che anche lei non aveva mai fatto podcast, in realtà è già molto più avanti di me come interpretazione. Vabbè, diciamo che io vengo anche da un sveliamo questa cosa, ho fatto un corso di teatro in gioventù e quindi quello mi ha aiutato molto. Benissimo, quindi non smettiamo il podcast, ascoltate l'ultimo episodio di Silvia, due uscite mensili, una mia e una di Silvia. Continua esatto. anche tutti i lunedì sera, cosa Silvia? E non smetterà nemmeno ad agosto. No, ogni lunedì sera c'è sul nostro canale Telegram, quindi alle 21, canale Telegram di Livers, quindi ci trovate lì e parliamo sempre di un argomento che riguarda viaggio e crescita personale, quindi potete partecipare e partecipate attivamente, perché comunque noi vi diamo la parola, quindi ci sentiamo e con la vostra voce e niente. Quindi noi il canale Telegram è quello che sto facendo passare qui esatto. sotto, chiocciola Livers con due R finale, Leavers esatto. con due R finale, ci trovate lì, chat dal vivo alle 21 ogni lunedì sì. sera, un argomento anche argomenti freschi, trattiamo sì. sempre anche crescita personale, ma soprattutto viaggi, e comunque diamo la parola a voi, cioè tutti i lunedì sera riusciamo a interagire con voi, cioè esatto. è proprio una discussione, poi viene registrato mm-hmm. e viene anche passato su, esatto. su altre piattaforme, perché lo potete riascoltare i giorni dopo, però è chiaro che se volete partecipare proprio mm-hmm. dicendo la vostra, esatto, vengono dati tanti spunti e magari a volte a uno, non so, qualche chat fa, diciamo, abbiamo parlato ad esempio delle attività gratuite, no? Per esempio che si possono trovare quando siamo in viaggio, no? E magari qualcuno ne ha detto uno, altri ne hanno detto un'altra, e quindi danno tanti spunti queste chat, no? È bello. Perfetto, quindi appuntamento che non va in ferie, continuiamo no. tranquillamente. Chiocciola Livers. Esatto. Per quanto riguarda invece il mio canale Telegram, Chiocciola Viaggio Vero, stiamo sempre su Telegram, continuano anche qua, non si va in ferie, continuano gli audio mattutini tra le 8 e le 9, un audio di 6, 7, 8 minuti, dove parlo di un argomento di viaggio che spesso e volentieri non porto, anche perché fisicamente non ce la farei a portarne così tanti, sul canale YouTube di Viaggio Vero e nemmeno nelle dirette. Quindi lì c'è un audio tutte le mattine, a volte sono strumenti comodi per viaggiare, a volte sono notizie di viaggio, a volte sono quella di stamattina, ad esempio, erano la notizia del network I Parchi Più Belli d'Italia, che ha tirato fuori i 10 finalisti per i parchi più belli, i giardini più belli d'Italia per il 2021. Vi ho elencato questi giardini, vi ho detto qual era l'articolo dove ho trovato questa notizia e anche vi ho dato i miei consigli, perché secondo me mancava qualcosa in quella rosa di finalisti. Però chiocciola Viaggio Vero anche lì, e
tutta questa community di Chiocciola Viaggio Vero a lunedì sera si sposta su Chiocciola Livers per la chat vocale. Esatto, esatto. Questo... Quindi, sì, scusa. No, niente, questo era per quanto riguarda ciò che continua. Continua esatto. Anche tutta la pubblicazione su Livers. Vai tu. Esatto, continuiamo a pubblicare sul gruppo, sulla pagina, quindi anzi, chi non è nel gruppo, chi non è ancora nel gruppo, magari vi invito ad entrare, perché comunque abbiamo bisogno di voi, anche di contenuti, di condivisioni, di spunti, no? Non è solo crescita personale, diciamo, il viaggio, come stavamo prima dicendo con Cristiano, apre la mente, no? Diciamo, e ci piace condividere, nel senso, esperienze di viaggio, esperienze di destinazioni, cosa una destinazione magari, cioè, cosa ci ha aiutato a livello personale, cosa ci è piaciuto, tante cose, nel senso, quindi siete benvenuti e quindi se volete condividere esperienze o quello che è, noi vi accogliamo a super braccia aperte e quindi là. E poi stiamo anche pubblicando recentemente anche degli itinerari di viaggio, perché comunque Livers aiuta appunto a aiuta le persone a cambiare qualcosa della propria vita attraverso un percorso di coaching associato a un viaggio in solitaria. Quindi ci sono persone che hanno già viaggiato in solitaria tante volte, magari te sei uno di quelli, però ci sono persone che non hanno mai viaggiato e quindi magari ci sono degli spunti, delle non so, sono quindi ci sono tante aiuto, cose sostanzialmente. Esatto. C'è un aiuto e anche questi itinerari secondo me sono di valore anche per magari capire cosa, che tipo di viaggio esatto. Si può fare eccetera eccetera. Esatto. Alcuni itinerari non sono esclusivamente da fare in solitaria, alcuni itinerari potrebbero essere fatti anche in gruppo, in famiglia, sì. Quello che volete, però è chiaro che diciamo che c'è una sorta di introspezione, è stato ricercato esatto. Un certo di percorso che è esatto. Quello per cui nasce Livers. Esatto, diciamo che è un viaggio, io le chiamo viaggi consapevoli, nel senso che comunque si va in una destinazione, magari c'è un tipo di energia, magari siamo stanchi, abbiamo bisogno di rigenerarci, magari chi ha bisogno di un tipo di itinerario, altri ne hanno bisogno di un altro, insomma, noi andiamo pubblicando e magari potete trovare qualcosa che vi piace, perché no? Appunto. E ora direi che abbiamo detto tutto, no Silvia? A livello lavorativo abbiamo detto tutto. E aspetta un attimo che devo creare un tac, così, tac. Tac, un tac. E il gossip. Questa cosa qua dei banner mi piace un sacco, la utilizzerò anche nelle dirette adesso perché mi piace un sacco. Tac. Non so perché, è incredibile, ma non le utilizzo mai, cioè ce le ho da sempre queste cose qua dei banner e non le utilizzo mai, sono scemo io. Vabbè. Ok, allora, la nostra estate personale, la nostra estate personale, prima tappa, 6 di luglio, io e Silvia ripartiremo dall'Italia, adesso siamo separati, come vedete non siamo insieme nella stessa località, ripartiremo insieme dall'Italia, ritorneremo a Tarragona in Catalogna e poi Silvia starà lì perché è casa sua e si fermerà lì. Io il 18 di luglio rientrerò alla base per una quindicina di giorni perché devo fare anche la seconda dose di vaccino. Silvia la fa la prima e unica forse. Perfetto, quando arriviamo là. E poi dopo Cristiano, dai primi di agosto, passati 15 giorni, che così mi permetteranno di, dalla seconda dose, che così mi permetteranno di non fare tamponi per partire, certo. Raggiungerò di nuovo Silvia a Tarragona e rimarremo a Tarragona più o meno tutto il mese di agosto, cioè fino a magari alla partenza del viaggio di gruppo in Toscana, proprio gli ultimi giorni di agosto per me, oppure comunque i primi giorni di settembre rientrerei perché poi c'è il viaggio in Marocco. Chiaro. Quindi, detto questo, che cosa faremo, Silvia? Lavoreremo, ma ce riprendiamo qualche giorno di ferie? Ce la facciamo di andare al mare un po'?
Beh, sì, sotto casa mia c'è un bellissimo mare e poi Ma l'idea è, comunque. io avrei anche una mezza idea di fare qualche giorno via da Tarragona al mare, però vediamo, Vediamo, magari i primi di vediamo. agosto. Vediamo e poi comunque ci sono delle spiagge meravigliose, ma non solo spiagge, perché comunque nei dintorni di Tarragona, comunque in Catalogna, ci sono tantissime cose da fare. Se non la conoscete, non è solo Anzi, Barcellona. adesso ti dico una cosa che mi è venuta in mente al volo adesso, potremmo fare un evento in diretta dove gli facciamo vedere le spiagge Perché di Tarragona. O magari che facciamo all'Arabassat. una bellissima degustazione di cava anche. Anche, però no, magari fare una cosa, come abbiamo già fatto, vi ricordate l'evento a pagamento che è stato fatto con la passeggiata a Tarragona, Sì. che è andata anche benissimo perché avevamo diverse persone collegate con noi mentre camminavamo, potremmo farlo nella spiaggia più bella di Tarragona, che è quella dell'Arabassada, magari, oppure anche più spiagge, adesso vediamo se è possibile. Certo. O magari come video, insomma, non lo magari so, vedremo. Non era stata preparata questa. Oh. Ce l'aggiusteremo, potrebbe diventare anche un contenuto. Sì, sì. Però sì, l'idea, sì. Io vorrei anche proprio staccare 2 o 3 giorni, primi di agosto, e magari se fosse Ma anche possibile. Qualche giorno in più. Sì, Vediamo. diciamo di sì. Beh, vedremo, dai. Sì. Abbiamo detto tutto, Silvia, la Abbiamo nostra estate sarà questa? detto sì, diciamo per ora questa, poi comunque boh, ci saranno mai sorprese, non si sa, boh. Noi Vediamo. seguiteci ovunque, chiaramente i luoghi più papabili per avere tutte le notizie sono appunto tutto Livers, cioè il gruppo chiuso e la pagina, ma sì. anche il gruppo chiuso di Viaggio Vero, il gruppo chiuso di Viaggio Vero sempre su Facebook, poi per il resto tutti i canali vari di Telegram, se volete parlare certo. con noi, sia Livers che Viaggio Vero, insomma, un po' tutto, esatto. Livers e Viaggio Vero. Esatto. Io direi che... Sì, ho detto tutto. Direi che possiamo andare con i saluti. Se volete fare delle domande, avete avuto la chat dal vivo aperta, perché nelle premiere avete avuto la chat dal vivo aperta per questi 23 minuti erotti. Detto questo, io credo di aver risposto ai messaggi della chat dal vivo, perché penso di essere stato online. Però detto questo, se non avete avuto risposta, risponderò sicuramente qui sotto nei commenti. Qui sotto nei commenti trovate anche tutti i link a ciò che vi abbiamo detto. Ciao ragazzi, ciao Silvia. Ciao Cristiano e ciao e a tutti. Buona e estate a tutti. Buona estate, ci sentiamo presto. Ci sentiamo prestissimo. Ciao. Ciao.